Sir Brooke Boptie, uomo di lettere e proprietario terriero nel Derbyshire in Inghilterra, fu attivo nella vita intellettuale locale come associato del gruppo scientifico della Lunar Society, gruppo interessato all'applicazione delle scienze nella vita moderna e al suo sviluppo, e alla Litchfield Botanic Society. Giocò un ruolo importante nella carriera di Joseph Wright of Derby, acquistando molte delle sue opere e contribuendo in maniera decisiva nella riuscita di un'esposizione di opere dell'artista tenutasi alle Robin's Room di Covent Garden nel 1785. In quest'opera Wright of Derby ritrasse Sir Brooke immerso nella natura accanto ad un ruscello in un atteggiamento che rompeva gli schemi del ritratto convenzionale del Settecento, legato alle persone importanti e famose, spesso raffigurate in atteggiamenti solenni e in interni che ostentavano ricchezza. Sir Boptie è un gentiluomo vestito alla moda con abito elegante, cappello a tesa larga e il colletto scarmigliato. La mano sul viso, lo sguardo verso l'osservatore, comunicano una tranquillità e una serenità valorizzata da una vegetazione rigogliosa dalle tonalità di marrone, colore che in psicologia è associato ad un senso di protezione, di sicurezza, proprio perché nella mente dello spettatore richiamano alla natura e alla terra. Il suo atteggiamento associato al viso sereno e sorridente dà un senso di autenticità, di purezza, come il piccolo ruscello che gli scorre vicino. Sir Brooke sembra volersi aprire a chi lo sta osservando, svelando la sua intimità, un'intimità legata ad un momento di lettura. Come si può osservare dalla costola del libro, egli ha appena chiuso un'opera di Jean-Jacques Rousseau, filosofo, scrittore, pedagogista e musicista svizzero che conosceva bene. Non è un caso che Sir Boptie fu ritratto con un libro dello scrittore svizzero, infatti ne condivideva le idee e le teorie nel rifiuto o allontanamento dal mondo civilizzato con i suoi rapporti formali e indiretti e una tendenza dell'uomo moderno alla menzogna e all'ipocrisia, per un ritorno al mondo naturale che era visto invece come puro. Si auspicava un ritorno alla semplicità e all'autenticità. E proprio la natura in questo dipinto è raccontata con estrema accuratezza. Il muschio sul tronco, i chiaroscuri e le ombre realistiche, i raggi del sole al tramonto, caldi e delicati. L'opera è custodita al Tate Britain di Londra.